sono Sally e sono un'appassionata di crimini, storie strane e anche di storie sul paranormale. Se siete interessati a questo genere, ricordatevi di iscrivervi al canale in modo tale da poter ascoltare appunto le storie che magari non conoscete. Per il resto, eccoci qua. Oggi iniziamo con il primo video e, come caso di apertura, ho deciso di parlarvi di un serial killer. Come premessa, voglio dirvi che sì, l'ambientazione intorno a me non è delle migliori, ma sono in fase di preparazione di scatoloni per traslocare e di conseguenza al momento ho solo questo posto per poter registrare. Bene, oggi vi voglio parlare di John Edward Robinson. Ma chi era? John nasce nel 27 dicembre del 1943 a Cicero, Illinois. Terzo di cinque figli, Harry e Alberta Robinson, aveva un padre alcolizzato e una madre un po' dispotica. Nonostante la sua famiglia, non sia esattamente delle migliori, nel 1957 Robinson riesce a diventare un Eagle Scout. Ma che cos'è un Eagle Scout? È il grado più alto possibile da ricevere presso i Boy Scout of America. Solo il 4% di tutti i Boy Scout, appunto dei Boy Scout of America, ha ricevuto questo titolo, quindi era un titolo abbastanza complicato da ricevere. Pensate difatti che lui si recò a Londra con appunto un gruppo di Boy Scout e si esibì per la regina Elisabetta II. Lui, nonostante fosse un Eagle Scout, era sicuramente la persona meno empatica e disponibile ad aiutare al prossimo, ad aiutare il prossimo che appunto ci fosse tra tutti i Boy Scout presenti. Inoltre Robinson non aveva le idee molto chiare su quello che volesse fare, a parte appunto il Boy Scout, perciò iniziò iscrivendosi a una scuola privata maschile per diventare sacerdote, ecco, che appunto si chiama Quigley Preparatory Seminary di Chicago, ma dopo un anno dalla frequentazione di questa scuola appunto per aspiranti sacerdoti, venne buttato fuori a causa dei suoi problemi disciplinari. Lo descrivevano come uno studente fallito, povero, e non solo, creava diverse risse con gli altri studenti e creava molti problemi e quindi decisero di appunto espellerlo. Ma non si diede per vinto e quindi si iscrisse a un altro college, il Morton Junior College, nel 1961. Studiò anche qua per diventare radiografo, ma dopo 2 anni abbandonò gli studi. Non sappiamo bene per quale motivo, ma diciamo che a questo punto capiamo che voglia di fare relativamente non ne aveva molta, ecco. E quindi niente, mollò anche lì gli studi. Nel 1964 però si trasferì a Kansas City e fu lì che incontrò sua moglie, Nancy Jo Lynch. Esattamente un anno dopo, nel 1964, Nancy diede al mondo alla luce, insomma, il loro primo figlio, che era John Jr. Poi nel 67 la loro secondogenita Kimberly e nel 71 diede alla luce due gemelli, Christopher e Christine. Quindi parliamo di un padre di 4 figli sposato, con un'istruzione a metà, ma nonostante avesse 3 figli, anzi scusa, 2, nel 1969 fu arrestato e comunque poi la moglie decise di mettere al mondo gli altri 2 gemelli. Bene, questa marachella gli costò 3 anni di libertà vigilata, che lui violò dopo un anno per trasferirsi a Chicago. Ma per che cosa fu arrestato Robinson? Beh, appropriazione indebita di 33.000 dollari presso uno studio medico di Wallace Graham, dove appunto lui lavorava come medico radiologo, ma con delle credenziali false, perché appunto aveva mollato la scuola dopo 2 anni, quindi non aveva nessuna certificazione in mano per poter fare questo lavoro.
Una volta trasferito a Chicago, nonostante la violazione della libertà vigilata, trovò un altro lavoro e iniziò a fare appunto l'assicuratore presso la R.B. Jones Company. Ma nel 1971, scusate il gatto che mi muove il tavolo, nel 1971, in concomitanza con la nascita dei due gemelli, appunto di John, lo arrestarono nuovamente, di nuovo per appropriazione indebita. Di conseguenza la sua libertà vigilata venne prolungata e lo obbligarono a tornare a Kansas City. Ma non si arrende perché nel 1975 lo arrestarono nuovamente e gli allungarono la libertà vigilata. Per cosa? Per frode postale e frode sui titoli, perché aveva aperto una falsa società di consulenza medica e quando lo hanno scoperto, appunto, gli hanno prolungato così la libertà vigilata. Nonostante tutto questo, Robinson riesce a diventare capo scout, ma non solo, anche allenatore di baseball e insegnante della scuola domenicale. Addirittura nel 1977 è stato nominato membro del consiglio di un'associazione benefica locale, dove anche lì ha falsificato delle lettere da parte del sindaco dell'associazione per far sì che lui fosse eletto uomo dell'anno dell'organizzazione. Addirittura sotto questa veste, come uomo dell'anno dell'organizzazione, ha organizzato un pranzo di una cena di premiazione a suo nome. Ma nel 79 finalmente Robinson finisce la sua libertà vigilata. Ma ovviamente probabilmente si annoiava perché subito dopo fu arrestato nuovamente per appropriazione indebita e falsificazione di assegni. Di nuovo. Questa accusa però gli causò un arresto e quindi passò 60 giorni in carcere nel 1982. Benissimo, una volta scontati questi 60 giorni in carcere, creò una falsa attività idroponica, chiedendo in prestito a un suo amico 25.000 dollari, dicendogli che la moglie stava male, stava morendo e quindi aveva bisogno di questi soldi in prestito urgentemente, in modo tale da poter salvare la moglie morente. L'amico ovviamente glieli prestò. Ma erano per questa società idroponica inesistente e ovviamente non glieli restituì. Mai più. Nel 1984 Robinson iniziò a peggiorare la sua posizione. Quindi, dopo l'apertura di altre due società fraudolente, assunse Paula Guilhem Godfrey, di 19 anni. La assunse apparentemente per lavorare come rappresentante di vendita della sua società di consulenza, che si chiamava Equi Seconda. Paola era interessata a una crescita comunque di carriera e quindi alle attività imprenditoriali e disse alla sua famiglia che John aveva organizzato per lei e per altre donne un volo a San Antonio in Texas per intraprendere appunto un corso sulle attività imprenditoriali. Quindi Robinson andò a prendere Paola nella sua abitazione appunto in Kansas nel 1984, il primo di settembre, per portarla appunto in aeroporto per questo famoso corso appunto. Passano purtroppo diversi giorni e i genitori di Paola iniziano a preoccuparsi perché appunto lei non è tornata e nonostante le avesse detto appunto che sarebbe durato solo poco tempo, nessuna notizia da Paola, era stata ricevuta dai suoi genitori, quindi decidono di fare, denuncia di scomparsa, appunto. In merito a questo, la polizia ha interrogato Robinson, ma Robinson a John ha specificato, che appunto non aveva idea di dove si trovasse Paola. Detto questo, qualche giorno dopo i genitori di Paola ricevettero una lettera a casa firmata appunto da Paola dove diceva ringrazio John Robinson per tutto l'aiuto che mi ha dato, in questo momento non voglio vedere i miei genitori. Di conseguenza, essendo che Paola era maggiorenne e non c'era segno di nessun tipo di illecito, il caso venne chiuso.
Di questa Paola purtroppo non se ne è più sentito parlare e non è stata mai trovata nessuna traccia di lei o informazioni appunto inerenti a questa ragazza. Nel 1985, quindi esattamente un anno dopo, John decise di usare uno pseudonimo, John Osborne, e così incontrò un'altra 19enne, Lisa Stasi, e sua figlia di 4 mesi, Tiffany Stasi. La incontrò all'Hope House, che era un rifugio per senzatetto a Kansas City, appunto. Lisa aveva deciso di studiare per prendere un diploma, praticamente, che da loro si chiama GED, che sono dei test, appunto, che poi ti danno un attestato a livello del diploma, insomma, nostro. E John si presentò a lei con questo programma, dove praticamente le spiegava che lei poteva avere vitto e alloggio gratuiti mentre appunto studiava per il suo GED. Quindi Lisa disse a suoi amici e parenti che entrava in questo programma che aiutava le giovani madri in modo tale da appunto poter studiare per il suo GED e avere vitto e alloggio gratuito per lei e per Lisa. E scusami, scusatemi, e per Tiffany. John disse a Lisa che le avrebbe poi offerto un lavoro e una situazione di vita stabile. Lei in cambio doveva semplicemente firmare dei fogli in bianco, senza fare domande, senza chiedere niente in più, semplicemente firmare quei fogli. E Lisa, ovviamente, nella situazione in cui si trovava, in questo posto per donne senza tetto, accettò questa proposta. Bene, Lisa e Tiffany fecero il check-in in questo alloggio preso per loro da John all'inizio del gennaio del 1985. Lisa, come dicevo prima, aveva detto a sua cognata, insomma, ai suoi parenti, ai suoi amici, che Robinson, detto Osborne in questo caso, aveva pagato l'alloggio per loro. Mi dispiace se vi confondo ogni tanto chiamandolo John e altre volte chiamandolo Robinson, ma faccio fatica anch'io. Perché le informazioni che ho letto lo chiamavano Robinson. Io vorrei chiamarlo per nome, ma a volte faccio confusione. Il 10 gennaio John andò a casa della cognata di Lisa e fece salire Tiffany e Lisa sulla sua macchina per portarle appunto in questo alloggio, in questo motel che si trovava sempre a Kansas City. Ma pochi giorni dopo accade una cosa strana. John chiama suo fratello, quindi il fratello di John, e sua cognata dicendogli che aveva un bambino, conosceva un bambino di cui, che era orfano perché la madre si era uccisa e dato che loro non riuscivano ad avere un'adozione tramite i canali tradizionali, avrebbero potuto prendere in considerazione questa cosa, ecco. Bene, per 5.500 dollari in spese legali, la coppia ricevette in adozione una bellissima bambina. Purtroppo nel 2000, grazie a un test del DNA, si venne a scoprire che quella bambina era Tiffany Stasi, la figlia di Lisa. Ovviamente trovarono anche dei documenti di adozione, ovviamente falsi, firmati da due avvocati e un giudice. Purtroppo anche qui di Lisa non si sa più niente. Nulla, sparita nel nulla. Per quanto riguarda Tiffany, al momento si chiama Heather Tiffany Robinson. Tiffany nel tempo ha scoperto appunto che Donald e la moglie, quindi il fratello e la cognata di John, non sapevano che i documenti adottivi fossero falsi e che appunto l'unica informazione che avevano era che la madre si era suicidata. Lei in tutti questi anni ha aperto un canale YouTube e ha aperto un'associazione praticamente per appunto ritrovare i resti di sua madre e rispondere alle domande sulla morte di sua madre. Si chiama The Lisa Stasi Effect. Scrive anche un post dedicato appunto a sua mamma e alla tribolazione che in questi anni lei ha avuto nel cercare delle risposte. Ve lo leggo.
Non c'è dubbio che la mia devozione, la mia ossessione e il mio bisogno di trovare Lisa, mia madre, siano tante. Tuttavia, questo non significa che io non abbia mai avuto una madre. L'infanzia per me è stata quella dei panini arcobaleno con sherbet e tacchino con la nonna. Commissioni senza fine, appuntamenti medici e qualche tipo di attività extrascolastica. Muovere le labbra per cantare e mettere in scena degli spettacoli per tutti. Pasqua, Natale, i compleanni, le occasioni speciali con la nonna, il nonno, la zia, il calendario natalizio e l'emozione di fare il conto alla rovescia ogni giorno con te. Non mi è mai stato permesso di agire in modo irrispettoso o ritenuto responsabile di comportamenti scorretti. Era una bambina, spaventata, arrabbiata e confusa, che aveva il cuore spezzato nello scoprire che in realtà non ero biologicamente dei miei genitori. Ma non sapevo neanche a quel tempo che cosa fosse la biologia. Questo è quello che scrive e ha raccontato che da quando si è fatta avanti per raccontare la sua storia è stata molestata verbalmente online diverse volte. Addirittura una donna l'ha incolpata di non aver cercato di parlare con il suo padre biologico, Carl Stasi, e la ragazza appunto dice: io ho cercato il mio padre biologico, ma dopo averlo trovato ho deciso di non mantenere il rapporto con lui. Inoltre, su Facebook le fanno un'altra domanda. Perché ora? È la domanda numero uno che vedo apparire nei commenti, scrive Tiffany. E poi risponde: ad essere onesti, ho sempre voluto farmi avanti, ma avevo paura. Negli ultimi 2 giorni sono stata definita un'egoista e senza cuore. Mio padre è stato molestato online. E quello che credo essere possibile famiglia biologica o amici della famiglia biologica mia mi hanno inviato messaggi arrabbiati e molesti. Non è mia intenzione far soffrire gli altri o fargli rivivere il loro trauma in modo da poter ottenere risposte su Lisa. Un'altra volta ha descritto la sua pagina Facebook dell'Isa Stasi Effect come il suo porto sicuro, appunto. Al momento Tiffany è diventata mamma ed è sposata con Roberto Ramos, che la sostiene in ogni sua scelta e la sostiene soprattutto nella ricerca dei resti della sua povera mamma, Lisa. Nel 1987 una donna di nome Catherine Frances Clampitt, di 27 anni, lasciò il figlio in Texas con i suoi genitori e si trasferì a Kansas City a casa del fratello per trovare un lavoro. Ma sfortuna vuole che dopo poco dal suo arrivo trovò un annuncio su Equisecond. Ve lo ricordate che cos'era? Era la società di consulenza di John in cui aveva assunto la prima 19enne. Bene, dopo averla conosciuta, averle fatto il colloquio, John la assunse. E lei iniziò a soggiornare appunto in diversi hotel vicino a Equiseconda. Però poi nel 1987, a giugno, appunto nello stesso anno, John e Catherine partirono per un viaggio insieme. Da quel momento in poi lei non è stata più vista e ancora oggi risulta una persona scomparsa. Tra il 1987 e il 1993 John rimase incarcerato, prima in Kansas per appunto molteplici condanne per frode e poi in Missouri per frode e violazioni della libertà vigilata, come vi avevo già appunto accennato prima. Ma in questa prigione del Missouri, che si chiama, ve lo leggo, Western Missouri Correctional Facility, incontrò Beverly Bonner, una donna di 49 anni che faceva la bibliotecaria presso la prigione, appunto. Nel gennaio del 1994 John venne rilasciato e Bonner, la bibliotecaria della prigione, lasciò suo marito, che era un medico della prigione, appunto, per trasferirsi in Kansas con John e lavorare con lui.
Dopo che John fece in modo che gli assegni di mantenimento di Beverly arrivassero a una casella postale in Kansas, di lei non si ebbe più nessuna notizia. E nonostante fosse sparita, la madre di Beverly Bonner, appunto, continuava a mandare questi assegni di mantenimento e John continuava ad incassarli. A questo punto, parliamo sempre del 1994, John scopre l'invenzione di internet e delle chat room. Cosa decide di fare? Di iscriversi alle chat room con il nome di Slave Master. Si iscrive a queste chat room in cerca di donne, appunto, che fossero disposte a fare le donne sottomesse, in modo tale che lui potesse riempire la sua mancanza di bisogno di potere, ecco. Ed è qui che il nome del primo serial killer di internet nasce. Lui incontra la sua prima contendente a diventare schiava per John, appunto. Lei si chiama Sheila Fate, ha 45 anni ed ha una figlia, Debbie, che purtroppo è in sedia a rotelle a causa di una malattia che si chiama spina bifida. Ma parliamo di Sheila. Sheila si sposò con John Fate ed ebbero appunto Debbie il 17 ottobre del 1978. Purtroppo l'uomo nel 93 venne a mancare. E così Sheila e Debbie decisero di trasferirsi dalla California in Colorado, per stare più vicino a una carissima amica di Sheila che era Nancy Guerrero. Sheila e Debbie vivevano con la previdenza sociale, quindi avevano veramente delle grandi difficoltà economiche. Secondo Nancy Guerrero, Sheila frequentava questi siti perché si sentiva sola e soprattutto perché aveva accennato un interesse al BDSM per l'appunto. Però poi non avevano mai approfondito questo tipo di discorso perché Nancy si sentiva a disagio a parlarne. Nella primavera del 94 Nancy appunto racconta che Sheila le disse di aver incontrato un uomo di nome John che le aveva promesso di appunto viaggiare molto con loro, di comprare a Debbie una nuova sedia a rotelle, un furgone per lei accessibile, mandarla alla scuola privata e di averle detto appunto di essere un ricco imprenditore. Nancy dice che Sheila a un certo punto le disse che sarebbero andate lei e Debbie a trovare John per una breve vacanza, quindi sarebbero state qualche giorno da John appunto e poi avrebbero viaggiato per il Texas per i restanti giorni, ma che comunque sarebbe stata una vacanza di breve periodo, tipo 1 o 2 settimane, e poi sarebbero rientrate a casa. Questo è anche certo, diciamo, perché avevano comprato insieme le due amiche i biglietti per andare alla fiera che c'è in Colorado, ecco, e quindi per forza di cose aveva intenzione appunto di tornare dopo massimo 2 settimane. Nancy disse che Sheila le aveva comunicato che voleva inserire un angioletto che aveva fatto appunto croce in questa competizione, che non so bene di che cosa si tratti, però voleva appunto inserire questo angioletto fatto appunto croce dentro la competizione. In più Nancy dice che appunto non hanno portato via mobili o roba ingombrante, di conseguenza appunto essendo partite con solo due bagagli, era scontato che il soggiorno fosse breve, ecco. Né Nancy né le sorelle di Sheila videro mai più, purtroppo, Sheila. Lei non tornò mai più a casa e caso vuole che nel 1995 John regalò a una delle sue amanti, Sandra Shields, esattamente un angioletto fatto appunto croce. Una strana coincidenza, vero? Direi di sì. Dopo che Sheila e Debbie se ne erano andate, le sorelle e Nancy continuarono a ricevere delle lettere, presumibilmente da Sheila, che avevano appunto il timbro del Canada.
Sheila in queste lettere diceva di aver conosciuto un uomo meraviglioso di nome Jim. Nancy diceva che spesso Sheila lo chiamava Jim Turner. Non ne ho sentiti altri riferimenti, però vi dico questa informazione in modo tale che voi possiate collegare Jim a John. Ecco. Tutti i parenti e gli amici di Sheila erano convinti al 100% che quelle lettere fossero false. Sia per via della scrittura che è dattilografata, ma anche per la firma di Sheila, che era palesemente falsa. Per anni dopo la loro scomparsa, Robinson continuò a rubare i soldi della previdenza sociale di Sheila e Debbie. Sotto lo pseudonimo di Jim Turner aveva aperto appunto un'altra casella postale dove ogni mese si recava a prelevare i soldi di questa previdenza sociale a nome di Debbie e Sheila. Dal 94 al 95 questi assegni vennero spediti, versati su un conto corrente della sua falsa azienda idroponica. La stessa banca dove aveva versato gli assegni di mantenimento di Bonner, vi ricordate? Ecco, la stessa identica. Ma poi la Previdenza Sociale gli comunica che non possono versare i soldi della Previdenza Sociale su un conto aziendale, cioè di un'associazione. E quindi lui decide di usare un altro conto, intestato però a un'associazione privata, e di conseguenza non fecero più problemi e continuarono a versare questi assegni. Robinson, John, cercò anche di fornire un documento falso sull'invalidità di Debbie. Questo foglio era firmato dal dottor Bonner, che poi in successione ha detto: "Io non so neanche chi sia Debbie, non ho mai avuto un ufficio nell'indirizzo di provenienza di queste lettere, di questi documenti, quindi non ero sicuramente io." In modo tale da continuare a prendere appunto anche l'invalidità di Debbie. Il 7 giugno del 2000 finalmente la polizia appunto andò a fare un'investigazione su questi assegni, li ritirò e trovarono le impronte di John ovunque praticamente, e quindi appunto si fregò da solo, mettiamola così. Nonostante tutto questo casino, nel 1999 John riuscì a trovare un'altra donna su una chat room di BDSM, una donna di 21 anni, che si chiama, lo leggo ma non sono sicura di leggerlo nel modo corretto, Isabella Lewicka. Era polacca e viveva in Indiana. Nonostante Isabella fosse sposata, quando si trasferì lei a Kansas City, John si presentò con un anello di fidanzamento, la portò immediatamente alla contea e lì firmarono una licenza di matrimonio pagando, ma questa licenza non fu mai ritirata. Ogni tanto mi impappino, non fu mai ritirata. Isabella disse ai suoi genitori che si era sposata, ma non ha mai detto il nome di suo marito, quindi non è chiaro se quando lo disse ai genitori era effettivamente con John che intendeva oppure no. Isabella firmò un contratto con John di 115 articoli che davano piena libertà a John su tutti gli aspetti della sua vita, quindi i conti bancari, l'alimentazione, insomma, tutto quello che riguardava la vita di Isabella era in quel contratto e lei lo cedeva completamente a John. Nel 1999 Isabella scomparve. John disse a un web designer che lavorava appunto lì che lei era stata sorpresa a fumare marijuana e deportata. Purtroppo non era così. Ma fermiamoci un attimo a parlare di Isabella. Isabella era molto appassionata alle arti ed era una bravissima disegnatrice e pittrice. I suoi amici dicono anche che aveva un interesse per stili di vita particolari,
particolari, tipo il BDSM, il goth, il paganesimo. Nella primavera del 97, Lewica disse appunto a una sua amica che aveva incontrato un agente librario di Kansas City che aveva del lavoro per lei. Le aveva offerto un lavoro come segretaria e di illustrare dei libri sul BDSM, ma non solo, le aveva anche detto che le avrebbe insegnato a diventare dominante, a conoscere meglio il mondo del BDSM. Ai suoi genitori invece disse che aveva un tirocinio estivo a Kansas City, semplicemente questo, e che se le cose fossero andate bene si sarebbe dovuta fermare di più. L'8 giugno del 97 Isabella partì con tutti i suoi effetti personali e si diresse a Kansas City. Una volta in Kansas, John aiutò Isabella ad affermarsi, appunto, e affittarono una casella postale intestata ad entrambi e ad ottobre portò la macchina di Isabella in una concessionaria e richiese una polizza assicurativa sull'auto della durata di 2 anni, dicendo che appunto era una sua dipendente. Nel 98 John contattò una manager di alcuni appartamenti dicendole che appunto aveva bisogno di appartamenti per i suoi dipendenti in modo tale da poterli formare e poi spostarli in postazioni definitive all'estero. Come intestatari di questo primo appartamento mise lei, cioè mise John e Isabella. John disse a questa donna che aveva incontrato Isabella a una fiera di grafica che era stata abusata dai genitori e allora lui l'aveva adottata per salvarla. Robinson pagò appunto la durata del contratto di locazione con un assegno della Specialty Publication, ve lo leggo perché così sono sicura di non sbagliare. E nel gennaio del 99 John contattò un'altra manager appunto di appartamenti per trovare un altro appartamento. Robinson, John in questo caso disse che era un titolare di un'agenzia di pubblicazioni e aveva bisogno di un appartamento per formare le sue dipendenti donne. E così dal 15 gennaio più o meno del 99 fino alla fine di gennaio del 2000 Isabella visse in questo appartamento e John continuò a pagare l'affitto. Isabella, mentre era appunto in Kansas con John, lavorava per quella società di cui vi ho parlato prima, quella che ha emesso l'assegno, quindi la Specialty Publication, occupandosi della grafica pubblicitaria per John. John in questo caso disse di aver assunto la sua figlia adottiva. E lei disse appunto che lui era suo zio e che l'aveva, diciamo, salvata. Ma qualche dipendente di questo posto li vide in atteggiamenti romantici che si toccavano in modo un po' troppo personale e non sicuramente da zio, nipote o figlia adottiva, ecco. Isabella, al di fuori del contesto lavorativo, si presentava spesso come la moglie di John. Infatti si presentava come Isabella Lewica Robinson, ma Isabella e John non erano sposati. Isabella e Robinson hanno condiviso questa relazione di BDSM per diverso tempo, anche loro sotto contratto, appunto come vi ho spiegato prima. E Nancy, vi ricordate chi è Nancy, la moglie di John? Perché in tutto questo lui era ancora sposato con Nancy, venne a conoscenza di questa relazione. Questo nel 1977. Nancy era già venuta a conoscenza di alcune relazioni passate di John, ma era convinta che Isabella fosse diversa, perché di solito quando lei veniva a conoscenza di una relazione di John le tagliava immediatamente, cioè le lasciava, secondo lei. E invece, nonostante lei lo avesse scoperto, con Isabella questa relazione continuava ad andare avanti. Mi chiedo perché non lo abbia lasciato, ma purtroppo questo non lo possiamo sapere. Purtroppo, tra la fine dell'estate e l'autunno del 1999, Isabella scomparve. Successivamente,
Nel 2000, purtroppo, il corpo di Isabella fu ritrovato in una fattoria appunto di Robinson nel Kansas. Sequestrarono successivamente delle lenzuola, delle cose personali di Isabella e il suo corpo era stato trovato appunto con una federa dentro appunto a questa fattoria. E quella federa combaciava con le lenzuola di Isabella, appunto. In tutto questo, prima che Isabella sparisse, all'inizio dell'estate John convinse un'altra amante, Barbara Sandr, a trasferirsi a Kansas City con lui e diventare appunto la sua schiava sessuale di BDSM. Presero in affitto un altro appartamento e nel tempo lui portò a vendere degli oggetti personali che poi appunto vennero riconosciuti come quelli di Isabella, le lenzuola e altre cose appunto. Inoltre John aveva riacceso all'inizio del 99 anche un'altra conoscenza, con una donna che si chiama Aleisha Cox e, essendo che lei era disoccupata e in cerca di abitazione, le diede la casa di Isabella. Nel tempo poi, appunto, venne fuori che quella era la casa di Isabella e la donna, Aleisha, dichiarò che la casa era prettamente vuota, però c'erano qualche scatolone di vestiti e John disse a lei che la donna proprietaria di quei vestiti era scappata lasciando solo i vestiti. Nel settembre del 99 John disse al signor Brown, che era il proprietario dell'appartamento ultimo dove stava in affitto, che avrebbe appunto lasciato i locali. Il 12 ottobre del 2000 le forze dell'ordine andarono a fare una perquisizione appunto nell'appartamento di Isabella, dove questa ragazza, la Cox, era stata in affitto. E trovarono diverse tracce di sangue che poi appunto scoprirono essere di Isabella. Nel marzo del 2000 poi un'infermiera di 27 anni che si chiamava Suzette Troughton si trasferì dal Michigan appunto a Kansas City. Indovinate per cosa? Per viaggiare con John come sua schiava sessuale. Suzette Marie Troughton era una donna bella, la più giovane di cinque figli, e viveva vicino a sua madre. Nonostante sua madre non lo sapesse, era molto attiva nella comunità BDSM. Ha creato una sua pagina web per incontri BDSM e viaggiava spesso al di fuori dello stato, appunto, per questi incontri. La donna disse a sua madre che, appunto, aveva trovato un lavoro a Kansas City per aiutare il padre di un signore che si chiamava John, appunto, e che questo lavoro le avrebbe dato 60.000 dollari all'anno, ma che avrebbe richiesto molti lunghi viaggi. Intorno al febbraio del 2000, Truten partì per il Kansas con i suoi due cani. La ragazza chiamò sua madre un giorno dicendole che sarebbero partiti per un lungo viaggio insieme a John. Da quel momento in poi, la madre non sentì mai più la voce di sua figlia, ma ricevette delle lettere. Queste lettere dicevano: "Ciao mamma, ciao papà, sono in viaggio con John, stiamo andando qui, stiamo andando là, insomma, vi voglio bene, ci sentiamo presto." E tutti i parenti hanno continuato a ricevere questo tipo di lettere. A un certo punto, quando venne trovato il corpo di Isabella, trovarono anche un altro corpo. E purtroppo scoprirono che era il nome di Suzette, era il corpo di Suzette. Questo ha ovviamente sconvolto le famiglie di questi casi implicate appunto negli omicidi di queste povere ragazze. E onestamente, io penso che se sparisse mia figlia, non lo so se riuscirei ad andare avanti con la mia vita. Qui siamo arrivati alla fine dei casi conosciuti, ma la polizia è convinta che ce ne siano altri che appunto
non conosciamo. Nel 2002 John è stato processato in Kansas per gli omicidi appunto di Truten, Lewica e Stasi, insieme, vabbè, a diverse accuse minori, e invece poi affrontò le accuse in Missouri per gli altri omicidi, appunto. Purtroppo nel 2015 la Corte Suprema del Kansas annullò le condanne per Truten e Stasi per motivi tecnici, ma comunque in ogni caso John si trova attualmente nel braccio della morte in Kansas. Nel 2005 Nancy, la moglie di John, chiese il divorzio dopo 41 anni di matrimonio e la figlia di Lisa Stasi ricevette un rimborso economico non dichiarato da parte di un ospedale a cui appunto aveva fatto causa sempre per questa conoscenza che era stata data a John, nel senso lui è entrato in contatto con Lisa grazie a delle informazioni che gli sono state date da questo ospedale e quindi lei ha deciso di fargli causa, giustamente ha vinto la causa e appunto è stata rimborsata di una somma che sicuramente non le riporterà in vita la mamma o la sua vita indietro, però ecco, questo è tutto quello che sono riuscita a trovare di questo caso. Spero che siate riusciti a seguirmi perché probabilmente è un po' confusionario in quanto è il mio primo caso, il mio primo video e non sono molto pratica. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, ricordatevi se appunto vi interessano questi argomenti di iscrivervi al canale. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!